Ferrovie dello Stato ha negato a Saga la possibilità di realizzare la stazione ferroviaria in superficie perché il progetto di interramento che è stato realizzato da Ferrovie dello Stato su richiesta del Comune di San Giovanni Teatino all'amministratore delegato Gentile di Ferrovie dello Stato è un progetto fattibile e quindi loro chiedevano l'intervento del Ministero. Ferrovie ha tentato di cambiare quel verbale e non può cambiarlo perché quel verbale è certificato da Regione Abruzzo ma anche da Saga che ha accettato l'imposizione di Ferrovie e anche da Ferrovie dello Stato stesso che ha fatto un comunicato congiunto, quindi ha parlato il nostro comunicato dove dice esattamente quello che vi sto dicendo. La realizzazione della ferrovia non è al momento possibile, la stazione ferroviaria non è al momento possibile perché bisogna valutare l'interramento. Nella riunione stessa era presente l'ingegnere Esposito, il quale non ha proferito parola mentre i suoi colleghi si impegnavano a raggiungere il Ministero sulla fattibilità dell'opera e ci fa aggiungere una lettera 4 giorni dopo dove attraverso uno studio di fattibilità udito udito realizzato in 4 giorni, un studio idrogeologico, dice che l'operazione non è possibile o rappresenta enormi difficoltà. Io dico che queste difficoltà e questa relazione la voglio qui sul mio tavolo perché la userò contro Ferrovie dello Stato per dare diniego alla realizzazione di un ennesimo sottopasso a San Giovanni Teatino per gli stessi motivi per cui non si può interrare la ferrovia e la userò nella conferenza di servizi quando Ferrovie dello Stato verrà a porre un progetto, finalmente lo vorremmo anche vedere, di raddoppio della ferrovia. Mi metterò sotto la stanza di Toninelli fino a che non mi riceve e gli dirò che noi non siamo più disposti a sacrificare il nostro territorio così come abbiamo fatto negli anni per l'aeroporto, per la strada attrezzata e per la ferrovia.